si chiama acquistovicino.com, è un'opportunità importante per le imprese del territorio associate e non a Confesercenti per entrare nel mondo della digitalizzazione e soprattutto per farsi spazio nel mercato online. Sì, il mondo cambia, bisogna essere pronti a cambiare, a sfruttare tutte le opportunità possibili. Le aziende sanno che se rimangono indietro poi saranno in difficoltà e lo sono state nel periodo di pandemia, nel quale abbiamo visto che un servizio del genere dove poter acquistare e avere un servizio a domicilio rapido, veloce, sicuro, affidabile è stato un'opportunità che ha fatto crescere il mondo dell'e-commerce notevolmente. Quindi un'opportunità del genere va sfruttata, abbiamo avuto la collaborazione della Camera di Commercio che ci ha dato dei finanziamenti importanti, abbiamo contattato una importante azienda del settore e abbiamo messo in piedi un portale al quale si può aderire molto facilmente, gratuitamente, non ci sono commissioni da pagare, a differenza di altri portali. Oddio, le nostre critiche ai grandi portali rimangono perché i grandi portali non pagano tasse nel nostro paese e quindi non portano ricchezza, anzi la portano via. Noi diciamo acquisto vicino per questo, cerchiamo di fare lavorare le aziende del territorio. Questo è un progetto aperto a tutti i tipi di azienda, non solo al commercio ma al turismo, ai servizi, a quello che uno ritiene opportuno voler pubblicizzare. L'adesione è semplice, è rivolta, come diceva prima lei, anche a non associati all'associazione, quindi aperto a tutti. Chi vuole aderire, chi vuole informazioni, ci contatti, chi vuole entrare nel nostro sito avrà delle indicazioni per poter aderire e quindi speriamo che sia un progetto che porti lavoro, che porti opportunità, che sia accolto dalla massima parte di aziende possibile.